Tutti noi sappiamo, e ce lo dicono in particolare gli esperti del Comitato Scientifico del Governo, che siamo in una fase molto delicata della evoluzione dell'emergenza coronavirus. In questo mese crediamo e credono e ci hanno comunicato che è possibile che si cambino le sorti dell'emergenza e quindi i contagi possano o diminuire o, qualora non rispettate le precauzioni impartite, addirittura aumentare in maniera incontrollata. Il provvedimento è molto complesso e quindi da questo punto di vista io vi rimando a quello che è il nostro sito del comune www.comune.macerata.it, dove potrete trovare sia il provvedimento integrale del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma potrete trovare anche tutti quei chiarimenti, tutte quelle risposte alle domande più frequenti in relazione agli aspetti più ambigui, non chiarissimi del provvedimento stesso. Lì troverete queste risposte. Nel sito troverete anche la nota applicativa che il Comune di Macerata, mette a disposizione dei cittadini e delle attività per chiarire anche aspetti più specificamente locali. Credo che però prima di salutarvi sia indispensabile ricordarvi alcune delle disposizioni più importanti. La prima, quella che attiene al fatto che non si può girare oltre il territorio comunale da parte di tutti noi in entrata e in uscita dalla città. È un vincolo molto rigoroso. Ovviamente ci sono delle eccezioni. Si potrà uscire ed entrare dalla città per ragioni di carattere lavorativo, per ragioni di carattere sanitario e anche per le cosiddette necessità. Fra le necessità, è considerato evidentemente fondamentale la possibilità che ognuno di noi possa uscire dalla propria casa per poter rifornirsi dei beni essenziali alla vita quotidiana, quindi andare a fare la spesa e via dicendo. Così come una condizione di necessità è quella di andare ad assistere anziani che si trovino in una condizione di non autosufficienza. La seconda disposizione importante che voglio ricordare riguarda tutti coloro che hanno sintomi influenzali o da tosse, sintomi influenzali da 37 gradi e mezzo, che ovviamente debbono rimanere a casa. È una disposizione molto importante, decisiva in questo mese per invertire la tendenza, perché restare a casa e chiamare il proprio medico curante è il primo presupposto di controllo per il non contagio. Aggiungo però che è fondamentale che anche i familiari delle persone che abbiano manifestato sintomi di influenza o di tosse restino a casa fino al momento in cui il medico curante non dia la certezza alla persona influenzata o che ha tosse che non ha sintomi relativi al coronavirus. Un'altra disposizione importante, impattante per la nostra abitudine, per i nostri costumi, è che sabato e domenica i centri commerciali di media grandezza e grande non sono aperti. Vorrei fare un appello ai nostri giovani, ai tanti ragazzi che ovviamente faticheranno ad accettare questo regime molto più restrittivo perché non dovranno più ritrovarsi in assembramenti e soprattutto chiedo loro grande responsabilità perché debbono essere loro a guidare le persone a fare da punti di riferimento per il rispetto delle norme. Voglio anche lanciare un abbraccio, un sincero abbraccio a tutti i miei anziani, ne sono tanti e che purtroppo vivono questa vicenda con grande difficoltà. Chiedo a loro prudenza e pazienza. Io voglio dire che ce la faremo, voglio trasmettervi un senso di fiducia, ce la faremo e ce la faremo, ma a condizione che sapremo rispettare in maniera rigorosa le regole.
E per questo dico che dobbiamo andare avanti. Mi viene da dire, come sempre, salutandovi, insieme avanti con fiducia. Arrivederci, a presto.